La Germania di Angela Merkel s'avventura nelle terre ignote della trattativa all'italiana. Dopo il fallimento dell'ipotesi di una coalizione di governo composta dai conservatori della CDU, dai liberali dell'FPD e dai Verdi, la cosiddetta coalizione Giamaica, la sola possibilità per evitare subito nuove elezioni è tentare una strada di riconciliazione con i grandi rivali ma vecchi alleati, i socialdemocratici dell'SPD. Martin Schulz aveva scartato l'idea, ma la proposta è quella di un governo di scopo con alcuni punti comuni su cui lavorare, ipotesi che non piace per nulla ai bavaresi della CSU. L'ipotesi COCO, cooperazione e coalizione, è un totale no. Non ho alcun interesse a discutere con l'SPD di un nuovo accordo di questo tipo. Quel che conta sono le prospettive per il paese. A ormai 3 mesi dalle elezioni del 24 settembre, ogni giorno senza un governo rende più fragile la leadership di Merkel. I socialdemocratici di Schulz insistono sulla necessità di un governo stabile e l'apertura alle trattative non potrà che riservare dei vantaggi al partito, che è crollato al 20% alle urne.